Benvenuti in nuova edizione di Radio Spar 24. Allora, si è conclusa ufficialmente l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli dopo 4 anni. È tempo di guardare al futuro. Il presidente del Napoli sta pensando al suo successore. Andiamo sulla sua pagina Twitter, perché ovviamente i mezzi, la tecnologia stanno dando la possibilità un po' a tutti, e dunque anche il presidente De Laurentiis la utilizzerà, il suo Twitter, il suo profilo, per annunciare chi sarà l'allenatore del Napoli. Andiamo sul profilo del presidente, perché leggiamo le sue parole, l'ultimo tweet in attesa di quello che sarà poi il destino, il nuovo successore di Walter Mazzarri. Dice: salutiamo Mazzarri, ringraziamolo per quanto fatto, voltiamo pagina proseguendo nella crescita. E poi annuncia appunto via Twitter, saprete, il nuovo allenatore. Noi ci spostiamo sul nostro sito internet, lo ricordiamo, www.radiosport24.com. E potete rispondere al nostro nuovo sondaggio, perché è il seguente. Ovviamente si parla del futuro. Chi preferite come successore di Walter Mazzarri? I nomi sono i seguenti: Rafa Benitez, Montella, Bielsa, Di Matteo, Mancini, Allegri oppure un altro allenatore. Dunque potete scriverci alla nostra mail diretta a @radiosport24.com, oppure potete rispondere direttamente sulla nostra pagina Facebook. E noi giriamo questo sondaggio al direttore di napolinetwork.it, Roberta Savarese, che è al telefono con noi. Benvenuta Roberta. Ciao, grazie mille. E allora parliamo di questo Mazzarri a rivederci, perché leggiamo su napolinetwork.it questo editoriale che voi avete così titolato: Mazzarri a rivederci. Dunque, non sarà un addio secondo te, oppure ovviamente un arrivederci? Sono stati 4 anni importanti, il Napoli ha fatto grandi cose, ma ti chiedo subito, secondo te, ecco, quale sarà il successore di Walter Mazzarri? Ci stanno tenendo abbastanza sulle spine, anche se in realtà il nome di Rafa Benitez è quello più quotato sino ad ora. Le indiscrezioni che abbiamo raccolto ci portano verso quella direzione, quindi penso che potremo anche darci una buona percentuale di vedere il... Diciamo, lo potremmo annunciare anche noi sul nostro profilo Twitter a questo punto, cercando di essere un po', di arrivare prima del presidente De Laurentiis, perché... tutti gli indizi portano a Rafa Benitez, non ci saranno sorprese. Esattamente. Siamo tutti incollati al profilo Twitter del presidente De Laurentiis, come hai poco fa ricordato tu. E sì, credo che ci sia veramente una buona, buonissima possibilità. Roberta, ti chiedo, secondo te, le motivazioni di Walter Mazzarri? Ecco, il contratto era praticamente pronto, perché De Laurentiis ha tentato fino all'ultimo di convincerlo a restare o magari a rinnovare questo contratto. Quindi non si è trattato di un problema esclusivamente economico, o ovviamente c'erano problemi di progetto, magari Mazzarri non se l'è sentita di accettare un progetto che non puntasse a vincere lo scudetto l'anno prossimo. Ma credo che Mazzarri in realtà sia stato molto chiaro, anche se non l'ha detto a parole, però l'ha fatto sicuramente capire che i progetti non erano più gli stessi. C'è stato sempre un accordo tra lui e il presidente De Laurentiis, è arrivato un momento in cui le strade si sono inevitabilmente separate. Sappiamo insomma che De Laurentiis ha degli obiettivi, gli obiettivi sono quelli di rimanere comunque ai vertici. Questo però ovviamente potrebbe un attimino essere un problema, perché Mazzarri invece ha sempre detto, molto spesso in conferenza stampa, io voglio vincere sempre, e questo un po' ci fa intendere qualcosa, no? Ecco, secondo te anche Cavani a questo punto rischia di dover partire, o sarà ceduto dal club di De Laurentiis, o molto probabilmente, ecco, dopo questo addio con Mazzarri si farà di tutto per trattenere il Matador? Beh, per Cavani il discorso credo che sia comunque diverso. Tanti occhi puntati su di lui, occhi importanti. Non è semplice per un giocatore del suo calibro dire di no a società come il Real Madrid, come il Manchester City, come lo stesso Chelsea, perché pare che Mourinho lo voglia a tutti i costi. E sicuramente non è facile rifiutare anche delle condizioni economiche molto vantaggiose. Quindi credo che dovremmo anche dire addio a Cavani in questo senso, anche se credo che il presidente De Laurentiis un ultimo tentativo lo farà sia in termini economici che in termini progettuali. Bene, ti ringraziamo Roberta Savarese, direttore di napolinetwork.it, per essere stata con noi a Radio Sport 24. Figurati, è stato un piacere mio. Grazie mille.
allora ascoltiamo anche che cosa hanno detto i tifosi, no, dopo questo addio di Walter Mazzarri in città. Ascoltiamo. Mazzarri ha appena lasciato il Napoli. Andiamo a chiedere ai tifosi napoletani chi vorrebbero al suo posto. Come non allenatore mi piacerebbe mai Benitez. Secondo me Mazzarri ha lasciato il Napoli perché quest'anno è arrivato secondo e l'anno prossimo doveva vincere lo scudetto e non ha le potenzialità come allenatore. In effetti Roberto Mancini, perché ha più esperienza in Champions, ha vinto scudetti con l'Inter, ha più un po' più stimoli vincenti. Mi piacerebbe Mancini, perché comunque diciamo è un allenatore a livello internazionale e ci potrebbe guidare al successo. Benitez, perché ha esperienze internazionali, un allenatore che ci vuole per il Napoli. Montella, vabbè, perché lo vedo innanzitutto giovane, preparato e poi visto quello che ha fatto con la Fiorentina. Guidolin, perché ha dimostrato negli anni di essere una persona seria, competente e umile allo stesso tempo. È meglio Mancini rispetto a Mazzarri? Montella non mi piace a me, è un'opinione, cioè un parere, mi piace più Benitez che Montella. José Mourinho, perché vorrei un allenatore competitivo sia per la Champions che per il campionato italiano. Allora abbiamo ascoltato il parere dei tifosi per strada, ovviamente su questo addio di Walter Mazzarri e soprattutto chi vorrebbero come suo sostituto. Ne parliamo anche con il presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club, Saverio Passeretti, che è al telefono con noi. Benvenuto Saverio. Ciao, saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, leggiamo questo ovviamente editoriale scritto da te. Ciao Walter, il saluto dell'Associazione Italiana Napoli Club. Facciamo un commento su questi 4 anni innanzitutto, Saverio. Ma un commento, credo che sia racchiuso tutto in quelle poche righe che ho scritto, perché sentivo e perché ieri sera ho ricevuto un sacco di telefonate di amici tifosi dei vari club Napoli slocati su tutta la penisola, dispiaciuti più che altro per questo addio un po' annunciato. Ieri sera c'è stata la conferma ufficiale, ma Mazzarri tra le righe l'aveva fatto capire, certo, già da diverso tempo. Secondo me l'aveva fatto capire Saverio, l'aveva fatto capire ad inizio campionato quando ha detto poi ne riparleremo. Sì. Diciamo questo, è stato questo, coerente da questo punto di vista. Per l'amor di Dio è stato coerentissimo. È ovvio che c'è il dispiacere per il fatto che abbiamo un allenatore che è stato un po', diciamo, la ciliegina sulla torta. Questo è un allenatore che ci accorgeremo del suo valore nel momento in cui non ci sarà più. Ed è ovvio che da oggi in poi tutto potrà diventare più difficile. È un uomo che ha ottimizzato al massimo le risorse che gli sono state messe a disposizione. Ha fatto crescere in maniera esponenziale giocatori straordinari quale Cavani, lo stesso Zuniga. Io sono molto maneggiato, vedo il calcio da tantissimi anni, ma questo addio di Mazzarri mi lascia veramente amareggiato, mi lascia amareggiato per il valore dell'uomo e dell'allenatore più che altro. Ecco, ti chiedo, poi è ovvio che la vita continua, va avanti. Esatto, ti chiedo chi secondo te può essere un allenatore che non può far rimpiangere Walter Mazzarri, se così vogliamo, perché secondo me sarà difficile per chiunque ripetere quello che ha fatto quest'anno Walter Mazzarri. Ecco, bravo, credo che tu abbia centrato un attimino l'argomento. Sarà difficile per chiunque debba venire non far rimpiangere Mazzarri, anche perché quest'uomo è riuscito a far rendere al massimo giocatori non eccelsi, non eccezionali. E credo che questo sia un merito che va solamente a Mazzarri. Io confido nell'imprenditorialità del presidente De Laurentiis, perché poi bisogna dire anche che Mazzarri è stato scelto da Aurelio De Laurentiis. Credo che questo sia un po' sotto gli occhi di tutti, certo, no? Certo, per cui auguriamoci che lui la prossima scelta possa essere, se non come quella di Mazzarri, ma quantomeno all'altezza, ecco, perché su questo siamo certi noi tifosi napoletani, adesso che siamo entrati nell'elite del calcio internazionale, perché poi la verità è questa: il Napoli in 4 anni è andato in Europa 4 volte, per cui vuol dire che c'è una società innanzitutto solida, c'è un impianto, c'è un progetto.
adesso quello che è importante è non sbagliare allenatore. Per cui, il nome Saverio, ti chiedo il nome. Ma io sono tifoso, sai benissimo che io sono un tifoso, non mi piacciono, però credo che ci sia bisogno di un nome importante, di un nome che abbia anche esperienza internazionale. Mi pare che si stia trattando Benitez, ecco, sì. Credo che possa essere l'uomo giusto al posto giusto. Eccoti che l'ultima domanda e poi ci salutiamo, Saverio. Ma se dovesse partire anche il Matador, come la prenderebbero i tifosi napoletani dopo l'addio di Mazzarri? Come la prenderebbero? Se non arrivano sostituti all'altezza la prendono male sicuramente. Ma se parte il Matador e arrivano giocatori all'altezza, è ovvio che i giocatori all'altezza sono dei top player, perché poi andando via il Matador si incastrano un sacco di soldini. Più il fatto che c'è il premio per la Champions, soldini da spendere ci sono, basta indovinare gli acquisti, un allenatore giusto, il Napoli potrà stare a quei livelli che ci competono, in quanto la nostra storia dice questo. Bene, ti ringraziamo Saverio Passaretti, presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club, per essere stato con noi a Radio Sport 24. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma Radio Sport 24 continua. TTT Lines, il nostro ponte per la Sicilia, finalmente è realtà. Nissan Juke, costruito per emozionare. Bentornati a Radio Sport 24, andiamo sul sito soccermagazine.it e leggiamo questa curiosa notizia, perché Roberto Mancini, che poi tra l'altro è uno tra i candidati, potrebbe essere uno scelto da De Laurentiis, ringrazia i tifosi del City comprando una pagina di giornale. E i tifosi vogliono ricambiare comprandone una della Gazzetta dello Sport. E ci spostiamo da soccermagazine.it a napolicalciolive.com. Leggiamo una notizia che riguarda proprio Rafa Benitez e proprio il suo giorno, perché Chiavelli e Bigon sono volati a Londra per strappare la firma dell'allenatore spagnolo. Staremo a vedere se questo sarà il suo giorno. Andiamo a leggere, chiudiamo così Radio Sport 24 con i risultati del nostro sondaggio, perché la maggior parte di coloro che hanno votato hanno scelto proprio lui, Rafa Benitez, con il 56%, è il preferito dai tifosi napoletani. E dunque questa era l'ultima notizia, o meglio il risultato del sondaggio di Radio Sport 24. L'appuntamento è alla prossima edizione.